Ci sono domeniche speciali come quella di oggi per Mimmo Di Carlo, che festeggia un anno di Chievo, che ritrova il suo maestro Guidolin, che torna da avversario per la prima volta a Parma, dove fu esonerato. Eccolo qui Mimmo Di Carlo, il sorriso per questa sua partita speciale. Parte col mancino Bogino, palo Zaccardo, allontana poi la difesa del Chievo. Parma che colpisce il palo al 25esimo con Valery Bojinov. Ancora Zaccardo al limite, cerca lo spazio per metterla lì per Bojinov, che si aggancia, gira, c'è una deviazione, la palla finisce fuori. Parte Castellini, c'è un'altra respinta, Zaccardo col sinistro, l'ha Zaccardo voluta. Il Parma ricomincia da Zaccardo, 1-0. L'ha voluta mettere, ha fatto finta di tirare forte, l'ha messa col piattone sul palo lungo, veramente un grandissimo gol di Zaccardo. Il mancino di Marcolini a mettere il pallone lì nel mucchio, dove Yepes salta di testa, la palla sul fondo, pericolo Yepes. Bojinov che cerca galloppa in area di rigore, galloppa col sinistro, calcia alto da buonissima posizione, Abruscato traversa, traversa di Abruscato. Alla prima conclusione con la maglia del Chievo ha colpito la traversa, il Parma è già dall'altra parte però, con Zemaili, c'è largo Lanzafame, servito da Zemaili, Lanzafame, Lanzafame, 2-0 per il Parma. Grande gol di Lanzafame, ma la grandissima giocata che è partito, praticamente costo to costo come si dice, Zemaili dalla sua area è partito, poi è stato freddo a dare la palla al momento giusto a Lanzafame, che non ha sbagliato. In area Amoruso e Zaccardo, pallone per Amoruso con il colpo sotto, in area di rigore Amoruso si gira, prova la conclusione, Sorrentino.